Eccoci qua, buondì. Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, buon tutto. Stavamo dicendo, andiamo prima qua perché col tizio non ci voglio parlare. Va bene. Che c'è di qui? Fatemi sapere come va Musetti, comunque aggiornatemi. Ecco, se di poi su YouTube non varrà nulla questo che sto dicendo, ma insomma. Oh, possiamo curarci lì? Allora, sì, quella casetta è la Tiziana. Tiziana. Sì, comunque, allora, la devo smettere. Io per una vita ho detto la Tiziana per dire la tizia, solo che adesso c'è ho legato tanto con Magister e c'ha la ragazza di nome Tiziana, devo smetterla di usare Tiziana per queste cose. La Tiziana. La Ora lo dico pure Tiziana. io, Tiziana. Vabbè, che fa? Ma andiamo prima a girovagare. Quando andiamo a parlare con. Ma girovaghiamo. Ok. Vediamo un po' cosa c'è qui. Ups. In quest'area bellissima. Un blocco salvato. Oh, salviamo da un sacco. Abbiamo appena iniziato. Buon di chat comunque, che fate di bello oggi? Ah. Piacere di vedervi belli. Serve Belli. qualcosa? Guancia al Allora, in latte. realtà prenderei qualche fungo. Perché stiamo Funghi facendo singoli. l'equipaggiamento? Hai ragione. Allora, io ho premuto A. E tu E intanto hai io ho premuto giù, premuto credo. giù. E non ci sono funghi singoli. Ah, Ah, no, ok, ok, sì, ci sono. eccoli. Dai, Allora, noccioline, sciroppo. Direi che va bene. Ricostituente e torni come torni prima. come prima. Bomba sorpresa. Aspetta. Super fungo ne abbiamo in abbondanza. Un paio di super noccioline. Perché la pianta cresce, Bondi Samuel? Se spari acqua in Super Mario Sunshine, episodio 2. Ma Le sulle fa sciroppo bene, le fa possiamo bene. ancora farne a meno, secondo me. Però mi prenderei un altro paio di sciroppi Se normali. prendessimo un fungo 1-up, che In siano realtà 9. volevo vendere anche qualche super fungo. Sì, dove sono i funghi? One. Addirittura, ok. Sì, dai, Ci sta, siamo a tanto ne troveremo posto. altri. Guancia al latte. Non mi ricordo se stiamo fullati, ma curiamo se. Ci sta, ci sta. L'equip è lo stesso, no? Sì. Ok. Ah, allora, raga, io sono qui per dire che sto continuando Final Fantasy V ed è molto bello, giocatelo. Mi tenti di provarlo. Guarda, secondo me a te ti piace un botto perché c'è una personalizzazione spettacolare. Quello a me piace sempre negli RPG. Mi piace quando si può personalizzare il personaggio. Quindi con la classe, Oh no, è ver veramente, equipaggiamento. veramente tanta roba da quella. Quello lo ignori. No, ma grazie. Ah, non possiamo andarci ancora, no? Ma puoi premerlo col Col martello! martello? Ah, pensavo che fosse per la pila. Ok. No, non volevo. Ok. Pensavo che fosse per i Ah, cosi, i mi sa che è la. gettavallati. Ma mi sa che è la Scorciatoio, scorciatoia. ok, perfetto. Vediamo un po'. Io aprire la mappa comunque. Sì, a Sì, ci riporti posto. indietro, perfetto. Let's turn indietro e andiamo su quest'altro tubicino. Let's turn indietro. Un tipo jet. Sena, Ciao, ritirare un pacco non si è cugentino. sciolta al sole. Allora, Complimenti. siccome mi ha detto no, ma grazie alla mia espressione, io commento solo che è risaputo e ribadito che come me non capisce una sega. Perché? Cosa? Perché Perché non capisce una sega? non vuole giocare a Final Fantasy V? Ah, capisco. Eh no, ci tocca parlare col fregnetto. Eh sì. Sei giorni che stai provando la demo di Visions of Mana. Quanto è lunga? Sono not an RPG guy. Oh, te sei giocato Mario Papera, te sei giocato di Mario Luigi, sono RPG. Ma questo lo facevi Zzz. Bene, zio Mustacchio. Mustacchio. E Baffo, Baffo sì. Secco sono tornati. Non ne posso più di questa voce. Non avete nient'altro di meglio da fare? Qui c'è gente che deve riposare. E ho la pelle secca per lo stress, mi sto screpolando. C'è una collection dei primi Final Fantasy? Sì, Eh sì, io ho in risposto in chat mentre doppiavi. realtà. Si tratta di un'emergenza? Bene, bene. Ah, capisco, è davvero una brutta faccenda. Bene. Ci tenete davvero tanto, eh? Allora. Non ve lo dico. Non ve lo Ah, mamma. dico! Quanto. Beh, veramente sorprendente questa risposta. Wow. Silenzio, silenzio per favore. Ehi tu, chiudi il becco. Che sonno. Notte.
e se ne va. Una globin. Ok, possiamo fare cose già? Ah, no, no, dobbiamo prima andare a della dobbiamo sì, sbloccarla quella mossa. Sì, sì, mi ricordo che succede, ahimè. Fai te. Combattiamo. Tanto sei tu che devi. Ma sì, sarebbe iniziare con una battaglia, ma sì, dai. È l'inizio dello stream, è l'inizio della parte. C'è la mia nemesi. Oddio, c'è il robot brutto. Ma sono abbastanza veloce ora? No, ancora no, figo. Beh, io non vorrei dire niente, però effettivamente ti hanno aumentato velocità 0 volte. Sto dicendo che magari magari potresti beccare un succoso più 6, eh? Per esempio? Dico. Pallo. È il momento di pallare. Sarei curioso di vedere la statistica di tutti i nemici onirici, perché se ce l'hanno buffata forse non ha senso aumentartela a prescindere, ma boh. Ne è saltata una fracca. Sì. Ma sì, ma può bastare. Può bastare. Super Paper Mario per la Wii. La musica di quel gioco è davvero bella. Madonna, che bello. Piace, sì. Super Power, oddio, io non mi ricordo come siamo rimasti. Che Super Power lo porto io e tu porti Sticker Star? Oddio, credo di sì, in teoria sì. Ok, non vedo l'ora di portarlo quello. Ha un gameplay molto noioso, però secondo me ad affrontarlo facendo chiacchiere e soprattutto godendosi la storia sarà molto bello da vedere. Oddio, ok. Beh sì, a me in realtà non dispiace così tanto il gameplay, cioè non mi fa impazzire, ma non mi dispiace neanche così tanto. Diciamo che potrebbe essere un po' meglio. Sì, sicuramente. Comunque, il nostro piano è di portare sul canale tutti i Mario RPG. Che immagini farà Sticker Star? Sì. Ma a me probabilmente toccherà Sticker Star. Ma non è che. No, no, non è che gli tocca o è stato sorteggiato. No, no. Cioè, lui ha proprio scritto Sticker Star è mio. Assolutamente sì, io voglio portare Sticker Star. Vi giuro che non me lo sto inventando, eh. È vero, voglio portare Sticker Star per lamentarmi per tutto il tempo. Esatto. Aspetta. C'è altro sopra? Mappiamo? C'è roba sì, sopra, sicuramente sì. Ok, no, in realtà non mi lamenterò per tutto il tempo. Quello che cercherò di fare magari è quello di replichi le stesse frasi che dicesti nel 2012 come non mi piace. Allora, il fatto è che secondo me il gioco, da quello che ricordo, non è che sia un 3 su 10. È un onesto 6 su 10. Sì, sì, perché di suo è sufficiente. Il problema è il peso che aveva nelle spalle. Sì. È un 6 su 10 in una serie che viene da tanti 10 su 10. O magari qualche 8, 9 su 10. Tutto qui. Quindi cercherò di dargli una chance, diciamo, dai. Non voglio essere prevenuto, sono scarso. Se lo porta a Zaga avremo un lore accurate pugnazzo, è vero? Vero, romanzo. Ma io? Quanti cos'era? Spessi? Ero io che facevo AO. Ah, ok. Dai, ci sta. Finora io ho fatto Paper Mario 64, tu il portale millenario, è stato quindi un po'... Ci siamo scambiati un po', mentre Mario Luigi entrambi, ovviamente. Esaminiamo subito sti guanti. Guanti. Quanti? Quanti spessi? Nessun effetto speciale. No, te becchi 5 difesa, però perdi quei. Preziosissimo guscio difesa. Esatto. Dubito che a me faccia qualche differenza. Soprattutto perché ho una tuta. No, infatti, no. Ciao. Bella per te. Comunque, il mio Paper Mario preferito è il portale. Ah, c'era qualcosa qui. Ah vabbè, portale è il mio gioco preferito di sempre, quindi so un po' de parte, non mi esprimo. Per quanto mi riguarda metto il portale al primo posto, Super al secondo, perché appunto non mi dispiace così tanto il gameplay e amo la storia. E poi 64. Oddio sì! Ok, c'è questa parte. Oh. Ho corso troppo, ecco qua.
Dai, stavolta andrà benissimo, eh. Non sono sicuro che andrà molto bene, non come la volta scorsa. Non sbaglierò mezza volta. Vedi, no! Vedi? Perché abbiamo sbagliato una volta, non mezza. Era esatto. Tutto pianificato. Quindi, come al solito, ho detto cose giuste. Sto cercando di prendere le monete. Ah, ma c'è la piattaforma. Esatto, c'è la piattaforma. Oh, va bene così. Che culo. Attacco numero 7. Tra poco avremo un attacco fratelli nuovo. Mi piace, hai detto attacco numero 7. Come se, è il nostro settimo attacco. Che tessere attacco, come si chiamano? Oddio, ma che te devi buttare su? No, ok. Ehi, ti ricordi come le chiamavo queste da piccolino? No. Dai, l'ho detto durante Fratelli nel Tempo. Ah sì, le unghie. Bravo, te lo ricordi? Assolutamente sì, è scolpito nella mia memoria. Non mi ricordo molte cose, però ricordo le unghie. Queste per me erano le unghie. Oh, c'è qualcosa qui, sì. C'è l'ottavo, c'è il nostro attacco numero 8. Mm-hmm. L'attacco 8. E Origami lo metterei al quarto posto. Mi è piaciuto, anche se... diciamo, non lo metterei comunque all'altezza degli altri. È un discorso lungo, però vediamo. Guardate queste pietre, forse si possono frantumare. Sì, ok, è un altro tutorial. Perché non provi a frantumarle? Avevo sbloccato la mossa, sì! Evviva! Ma quindi, cioè, lo impariamo così e basta. Esatto. Potevamo farlo per tutto il tempo, solo che se ne è accorto ora. Ok, schianta a terra. Oddio, era Viaggio al Centro che facevano un po' così Mario e Luigi. Che guardavano robe e facevano, oh aspetta, ma noi possiamo far così. Non mi ricordo, forse era Paper Jam. Boh, forse tutti e due. Bene. Yeah. Invece siamo venuti qua solo per imparare quella cosa. Non c'è nient'altro a sinistra. Oh sì. Aspetta. Roba a destra. Però là c'era una roba. Col tubo. Ah, il tubo, ok. Per quanto riguarda Origami King, di base il gameplay non lo trovo così divertente. Le battaglie a me non piacciono in Origami King. Quelle con i boss sono un pochino meglio, però in generale a me non piacciono. È comprensibile. A me sono piaciute, ma perché sono molto puzzle gamer, sono contento di vedere queste cose, ma... è oggettivamente una scelta sbagliata il battle system di Origami King. E guarda, non è che a me dispiacciono tanti puzzle in generale, ma è che li trovo molto ripetitivi. Cioè non è che c'è tanta varietà nel modo di fare quei puzzle, è semplicemente sempre più o meno la stessa cosa. Sì, soltanto ci sono pure... più nemici, ma a lungo andare sì, è tutto uguale. Sì, pure quello che è stanca. E soprattutto puoi spammare 999 monete perché tanto ti ritornano indietro con le ricompense. Sì, c'è anche mancanza di profondità, è molto semplice. Non c'è da prendere decisioni, è tutto molto semplice. Quindi non lo metto all'altezza dei grandi invece. No, non c'è una ceppa, c'è solo una singola moneta là, ma possiamo anche lasciar perdere. Ma magari c'è altro, un attimo. Ma no, è il punto di partenza. Vuoi mettere due monete? Due monete, scusa, mamma mia. Siamo tornati giù. Dai, andiamo. La storia è carina, la storia fa decisamente qualcosa di carino, ha dei personaggi carini. Io voglio vedere la mappa come al solito. Non c'era altro lì, c'era solo il tubo, ok. Boh, vediamo sopra. Ok, la devo spaccarla. Mm-hmm. Vediamo se c'è altro qui. Pure qua devo spaccare. Spacco tutto! Spacca. Quindi Origami lo metterei quarto, mi piace? Ma non ha quella magari qualità sotto tutti i fronti che magari c'era prima nella serie. Perché ai tempi del portale millenario per me tutto funzionava bene. Magari le mappe un pochino lineari, però comunque era compensato da quanto erano carismatiche. Personaggi fantastici. Io di Origami ho tanto apprezzato il fatto che Luigi abbia più scene. Sì. C'è stava un pezzo che mi ha fatto un sacco di tenerezza, quello dove stanno su un'isoletta e devono entrare in una casa. Luigi si unisce a te tipo 5 minuti e emulano tipo il salto doppio dei Superstar Saga per raggiungere un punto sopraelevato. Oh, vero. Quello mi aveva fatto un sacco di tenerezza. Mm-hmm.
Vediamo qua abbiamo là c'è il nostro attacco numero 9. Mazza, stiamo a sbloccare un sacco di attacchi oggi. Eh sì. La bomba non l'abbiamo mai usata ancora. È vero, usala adesso. Usiamola. Ah, comunque la mia classifica è: primo posto il portale. E così per le prossime 9 posizioni. Cioè dal primo al decimo il portale millenario. Poi undicesimo. No, allora portale 64. Adesso qua qualcuno potrebbe sorprendersi. Come terzo metto Origami King e come quarto Super Papera. Ci può stare, ci può stare. Penso Origami King comunque sia un bel gioco. E per finire, beh, un po' quasi alla pari, cioè diciamo uno un gradino sopra rispetto all'altro, Color Splash e Sticker Star. Io metto abbastanza Color Splash sopra Sticker Star. Però sì, entrambi sono comunque in fondo. Bomba sorpresa? Su tutti? Tutti. Stordimento? Oh, ok. Tranne uno. Bombot. Ah, sì, un boss. Grazie per avermi ricordato, Star, che poi... Scatola segreta. Grazie per avermi ricordato, Star, che poi salvi un tizio rilevante nella storia importante ed è un altro Todd generico. Sì. Vedi, questo un pochino è migliorato in Origami King. Ci sono un po' di personaggi interessanti. Però ci sono ancora tanti Todd banali. Che è un problema che è nato con Sticker Star. Che è persistito in... Chissà che scatola segreta. Usane una per scoprire... Io salverei e poi la userei così. Potremmo usarla contro un boss. Aspettiamo il boss e lo siamo. Sarà okay. Figo. Poi magari tipo gli dà un fungo e basta. Vabbè. Secondo me è completamente random tra effetti positivi e nocivi. Può essere. Allora, questi sono forti, quindi come faccio quella mossa. Ha trovato il Pikmin bianco ponte sul ponte dei sospiri. Wow, complimenti. Che vuol dire? Che ha trovato il Pikmin bianco ponte sul ponte dei sospiri. Cioè è simbolica come cosa. Ah vabbè. Vuoi mettere? Che ora va meglio. Prima sto usando la mano sinistra per muovere il mio 3DS. Ora uso la mano destra, che è molto più ferma. Bene. Ma che c'è se fa a Venezia? Come a Venezia? Ho fatto un giro al caldo, contento di... Sì, ha scritto prima Ponte Sospiri che stava a Venezia. E comunque il Ponte dei Sospiri credo sia a Venezia. Sai che non lo sapevo? Attacco nuovo! Magi Luigi Salto! Belli questi, oh, Magi Luigi Palla, questo, Magi Luigi Salto. Questo è mio, mi muovo io e salto io, posso fare qualcosa in battaglia, regà, non ci credo. Oh, è vero, proviamo. Mamma che bello, oh, sì, il prossimo nemico. Demonstration, così, tanto per vederlo. Come si fa la demonstration? Così. Sì, start. Lo devo premere A? No, you can play as Luigi. Bello che comunque c'è da premere A. E poi è tutto Luigi. Sì, che bello! Oh, oh. Ah, malissimo! La torre di Pisa! Praticamente. Tutto B, qua. Dai, ottimo. E c'è una ce l'ha alla fine. Ok, c'è una, devo stare attento. C'è una singola A alla fine. Va bene, ok. Ah, torre di Pisa. Taglia. Ah, allora. Mappina, sopra c'è qualcosa. Vedi se sopra c'è... esatto. Sciroppo. Poi. Gioco simile dove devi impilare la torre? Ti ricordi come si chiama? Ok, usiamo Magi Luigi Torre de Pisa. Mm-hmm. Ormai imparato con questi tizi. Wow. Magi Luigi Salto.
spada. Bello. Serve quel singolo A. Oh oh. No! Ho di nuovo pisato! Ah. L'ho fatto? Non lo so. Potrà andare molto meglio. Ok, devo saltare prima. Ma sono ancora vivi, sono! Tutti quanti! L'ultima. Non era l'ultima! Era la prima. Wow! Allora no, tu ora muori. No, no, basta, Maggi Luigi. Dai. Ma questi non muoiono mai! Non muoiono mai! E fanno sto attacco lungo 7 anni. Vabbè. E più sono e più è lungo. Stavolta sono quasi morti, quindi non è stato così lungo. Dai. Ole. C'era qualcos'altro qui, immagino? No, nient'altro. No. Ok. Quanto manca a quel disgraziatello? È un mistero. Oh, ci saremo quasi, mi auguro. Beh. Ah, non sono mai stato a Pisa io. Se ci fosse Flavio direbbe Pisa merda. Sembra che tu possa passarci, ma non sì, è così. Sì, sì, è vero, sì, sì, sì. Perché Luigi non può crollare? Wow, incredibile, oh mio Dio. Oh, ma tu lo sapevi che se Mario crolla, crolla anche Luigi. Wow. Questo dimostra che Mario ha giocato a Super Metroid e Luigi no. È vero. Questa è la lore. La lore. Non ricordi quasi nessuna battaglia gigante. Oh, c'è pure il saltone così. Beh, tra poco lo ricorderai, credo. Io ricordo una cosa delle battaglie giganti. Mm. Che sono brutte. Sì. Salto razzo. Ok. Hanno 30 in velocità quei cosi rosa? In teoria dovrei essere più veloce già, quindi, no? Perché ho già 40 di velocità. Mm-hmm. Beh no, i tizi rosa sono più veloci ormai, credo. Erano... sono le bombe che sono più lente. Yeah, tante monete. 4, 4, 4, 4 monete. Figo, non dobbiamo mai più prendere... Ah, già rovinata. Ho visto prima che si aggiornasse. Oddio, è tipo Peppino che parte a razzo in Pizza Tower. È vero. Mario e Luigi ha copiato Pizza Tower? Incredibile. Totalmente. Ma se vado ancora più in alto? Non c'è una cetta. Com'era? Così. Mi chiedo i ricordi nomi. Forse la bomba era bomba bot. No, la moneta! Saltato! La moneta! No, oh, quella è importante. Oh. La monetonza! La monetonza, termine ufficialissimo! Oh. La monetonza, la voglio! Mi sento meglio. Ancora più in alto. E ovviamente c'è una ceppa. Una ceppa. Ah, dai. Ok, possiamo tornare al tipetto. Come stiamo messi a sta attese? Stai benissimo. A parte che manco devi combattere. Mm-hmm. Sì, si è già capito cosa sta per arrivare. Oh. Dobbiamo salire? Mi pare? Era qua, no? Ah, sì. Sì, 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 dobbiamo salire e poi spaccare tutto. E schiacciarlo. E ucciderlo. E nel processo faremo... Oh no, non può più dirci nulla. E vabbè. Meglio. Bene. Non ci manca. Zelda in Zelda CDI quando ammazza uno e dice... Good. Good. Quello. Ancora c'è un altro. Un po' di roba qui.
Non c'è niente. No, non c'è una ceppa. Ok, torniamo indietro. Salve. E caspita, che testardi! Avete pure portato il resto del circo? Ciao Luigi. Buoni Luigi. Va bene, come hanno detto? Va bene, mi arrendo. Avete vinto, basta così. Uffa, la pietra onirica si trova a Fate Silenziopoli. Non ve lo dico. Insolente! Ammazza. Se vedo i pixel. Oh, qualcuno se l'è presa. Che paura. Se ne è ito, come si direbbe in siciliano. Insolente, dice lui, adorabile. Insolente, impagabile. La pagherà. No, respira. Dobbiamo dare una bella lezione a questo spirito. Mario, unire Luigi, fate cantare quello spirito. Non importa come, dateci dentro. Mentre si agita avanti e indietro. Un di Goomba Stein, bel nome. Oh, Goomba Stein. Professore Greggio, che piacere vederla. Sarà quello vero oppure Rumpel? Wow, aia! Gli abbiamo fatto il culetto. Bene, basta, si è reso, non succederà nient'altro. Bene, morto. Lo sapete che siete davvero fastidiosi? Va bene. Pensate di poter disturbare uno spirito impunente? Impunemente? C'è sempre un prezzo da pagare. Ed è troppo tardi per chiedere scusa. Avesse detto dov'era... sarebbe tornato a dormire tipo un'ora e mezza prima. Ultrascavatore! Ed eccolo qui. Oh mio Dio, è 3D. Attivazione! La pagherete cara. Oh, no, Ciccino, guarda! Oh. Bellissimo lo sprite di Luigi spaventato. Ah, ma quanto è grosso! Oniri Luigi, resisti! Che succede? Luigi sta risplendendo? Secondo me sta per succedere qualcosa di grosso. Stai bene? Oniri Luigi! Sì, Dorastella sta là che chilla. Sì, lei è tranquilla. Abbiamo bisogno di aiuto dal mondo reale. È la nostra unica possibilità. Ti schiaccerò! Devi durare in pezzi! Ehi! Ehi, ma che succede, Luigi? Eh? Devo fare qualcosa, ma non so cosa fare! Forse devo solo toccare Luigi? Vari punti. Oh, i messaggi che appaiono. Wow, ma che succede? Ah, sì, bello sto pezzo. Dorastella, vuoi farlo di nuovo? Cari, sul berretto di lui. Di più, tienila di più. Dorastella, basta così. Luigi è... Oh no. Ci siamo? Vai tu, con la stira? La faccio, vado, dai. Beh, sì, questa parte è tua, sicuramente. No, stavo giusto dando un'occhiata alla grafia come veniva fuori, che bello. Niente statistiche, anche perché qui non contano le stat. E via. Con la grafica 3D. Ah, vedi che figone. Eh sì.
attaccando Luigi. Osi sfidarmi? Come cammina Mario? Che bellino! Oh, uccello Mario! Così sarà un combattimento alla pari. Benvenuti nelle peggiori parti del gioco. Oh. Ti spiegherò come lottare quando diventi gigantesco. Non so se vuoi ascoltarlo per davvero. Qua purtroppo potrebbe servire perché non mi ricordo niente. Attacca e salto. Ti spiego tutto. Tocca l'icona del salto. Quando sarai in posizione apparirà una freccia. Scorrendo nella direzione della freccia salterai, ma non fare scorrere subito lo stilo. Attendi il segnale di carica completa. Ok, è il momento giusto. Allarga le braccia. Oddio, quando sta a fa una super cacca. Quando fai la super cacca? Esatto. Vai, traccia con lo stilo per scorrere lo stilo verso l'alto per saltare. E fai la cacca. Ah, ok. Dopo un pezzone caricato comparirà una freccia. Per scorrere lo stilo verso l'alto un'altra volta per andare più su. E fare una cacca ancora più grande. Sì! È importante attendere il segnale di carica completa. Quando il nemico attacca, salta per evitarlo. Ma dai! Sì, vabbè. Ah, è vero, questa è modalità difficile, quindi fa. Ciao, oh, cavolo, vero? Siamo in modalità difficile, oddio. Sì, sì, perché c'ha gli attacchi diversi. Sono molto tosti. Boh. Sai che fare un salvataggio per finire il tutorial? Per forza. Guarda, non noti un vortice in lontananza? La martellata spedirà il nemico verso il vortice. Vuoi che ti spieghi come sferrare una martellata? Ora ti spiego tutto. Tocca l'icona della martellata. Poi tocca l'icona della martellata laterale. Quando sarai in posizione apparirà una freccia. E scorrere lo stilo rapidamente secondo la direzione della freccia. Questo è un minigioco di Mario Sonic a momenti. Praticamente. Il motivo per cui non mi piace tanto queste battaglie è che alla fine sono solo piccoli minigiochi. Non ci sono stat, non ci sono decisioni. Ma poi vanno avanti per troppo. Sì, sono molto semplici, senza strategia e sono molto... Salva ora, va, fai un save coso strano, fai un save. Ma non è ancora il tutorial? Oddio, ok, un attimo. Io salvo. Allora, amo, ho perso metà vita. Fatto. E penso che ti curi alla fine. Non importa che il tutorial. Vabbè. Ho salvato. Oh. Dai. Ok. Here we go! Ah, ok, ora puoi salvare, me sa. Ora facciamo che salvo di nuovo, ok. Dai! Wow! Ho fatto scorrere lo stilo! Complimenti! Ma il tutorialino per curarmi, no? Ecco, questa è la mossa infame. Vabbè. Cavolo quanto toglie però. L'atmosfera è molto bella, la grafica, la musica è bella. Sempre martello devo fare. Immagino. Sbang. Sì, l'atmosfera è figa, sono d'accordo. Reagisci. Sì, no. Oddio. No, è impossibile farlo. Oh, mamma mia. Sì, ricarica, va. Dici? Sì. Sì. Torniamo a... Sicuramente più avanti si può curare. Ma non ancora, credo.
Miss! Stavolta Zaki la sega. Sì, che bello, finalmente posso stare speranzato. Fatelo voi. Cioè, questo è il motivo per cui sto sempre a difenderlo, Magiporello. Siete dei bulli. Esatto, bulli. Cioè, vorrei vedere a voi, guarda. Salvo di nuovo, ok. Sì. Aggiungo una cosa, però. Intanto lui sta giocando col finto, tra virgolette, touchscreen. Che lo rende un pochino più complicato. Quello, cioè sta... No, la mossa di prima che ha sparato le robe sono semi-impossibili col topo. Col topolino. Col topo, sì, esatto. E inoltre ha pure un pochino di ritardo. Perché stiamo giocando in co-op, stiamo giocando con metodi alternativi, insomma. Dai! Beccato in grande. Questa! Mamma mia! Insomma, non è facile. Poi chiaramente è modalità difficile. Ma tocca a me? Lo era prima. Tocca a me? Non tocca a me ancora. Salva! Dici? Va bene. Sappiamo dopo ogni mossa. Oh mio Dio, cos'è? È fatta apposta? Può essere che è il tutorial per curarmi? Ah, okay. Tutto bene, Luigi? Sì, è apposta. Mamma mia. Ok, fatta aiuto da Mario. Ok, l'icona dell'attacco fratelli. Azioni combinate con... Qua devi fare qualcosa te, forse. Dici? Tocca per mangiare i funghi e curarti. Ok. Lo faccio io. No, devo toccare io forse. Mario lancerà funghi al ritmo, tieni il tempo. Oddio, salva. Cerco di curarmi al massimo. Per il tutorial dei funghi. Tocca lo schermo, secondo il ritmo. Fai un tentativo, forza. Oh mamma mia. Forse è meglio se lo faccio io questo qui. Poteva andare meglio. Riprovare? Ti va di riprovare, sì. Scusa, ma okay, mi fa riprovare finché non me fullo? Oh, ottimo. Mi fai riprovare, sogno Berto? Non ho ben capito. Sì, grazie. dai, è a posto. Non ci sono più segreti. Ti fai di riprovare ancora? No, Maggi si è stancato. Oh, basta, mi spaventa. Ciao. Quasi dimenticavo. Non puoi usare l'attacco fratelli ripetutamente. Devo fare un pisolino. Mario deve riposare dopo aver usato i suoi poteri. Mi piace questa scusa, non ci sono tipo i punti fratelli. È tipo, si riposa. Vabbè. Ok, salva. Salvo. Ok, ora inizia la battaglia vera e propria. Mamma mia, dai. Ah, è vero, mi ero scordato il saltello subito dopo. Mm-hmm. Oddio, che botto di lag. Oh, ma che sono sti laghini? Pure ieri a Mario Sonic stavo a vedere. No, allora, ieri era di connessione. Ora è perché stava renderizzando gli shader. Questo è il mio 3DS autentico. Ah. Ma ieri era connessione, oggi la connessione va bene. Ok, sta parte col poco è più facile. Sì, in effetti il sfumo è 2D. È tutto 3D, tranne un paio di elementi quella. Allora, credo sia sotto perché vedevo le faccine e l'ultima l'ho vista sotto. Io non l'ho capito. Però salva. Dici? Ma no, dai, non serviamo ogni botta. Abbiamo fatto quel checkpoint lì, diciamo, basta così, secondo me. Non lo so, per quanto so lunghe ste cose, io salverei ogni volta che ne avevamo occasione buona, ma va bene. Così il risultato è scontato. Dai, siamo un po' di pepe. Speriamo bene. Puoi farcela, sicuramente. Facile a dire mentre sono spaparanzato sulla testa di Luigi a fare un pisolino. Mamma mia, tutti buoni. Oh, la mossa brutta!
Ok, mo però te faccio il culo, no? Mi pare che fosse sotto. Sì, cioè, credo che bisogna colpirlo o sopra o sotto in base a dove di la faccina. Bello che ho detto faccina, sarà una cosa grossa chissà quanti metri. È quasi morto, tranne se c'è una sorpresa, non mi ricordo. C'è una parte finalissima con te. Oh, ok. Cioè, quella dei fa due. Ok. Ah, t'ho preso. Ha pure perso un ingranagione. Però comunque ha tutte le ruote. Sopra. È sopra. Quindi è sopra. Bello. Beccate questa. Sì, non ha perso più vita. Mi sa che adesso c'è l'attacco tuo. Sì, lampeggia. Ok, sono pronto. Bene, avversario sta per cedere. Dagli il colpo di grazia con la distruzione, fratelli. Distruzione, fratelli. Distruzione, fratelli. Con calicone della distruzione, fratelli. Mi piace che è una stellina. Cosa vedi? Ci sono due tipi di persone. Cosa vedi? Una superstella. Cosa vedi? La distruzione, fratelli. Allora, quindi Mario in Mario 64 prende 120 distruzioni, fratelli. 120 distruzioni. Tu ogni volta che fai la speedrun fai la 70 distruzioni, fratelli. Esatto. Guarda, si sta preparando per farne una grossissima. La cacca gigantesca! Eccola! Prego, sono questo pronto. È tuo. Vai, Maggio. Crino 3DS, ok. Gesù. Maggi. Oh, Gesù. Sì? Maggi. Maggi. Maggi! Dai, ok! Ah. Un po' difficile calibrare il mio Nintendo 3DS, ma va tutto bene. Ho preso, mamma, ho preso il fartello. Tutto ok. Oh, quattro oggetti. Dai, non è stata pesante questa qui. Questa è stata. Dai. Mamma mia. Easter egg di Mario Galaxy. E rieccoci dall'altro lato. Grazie al cielo. Secondo che... non so come si cambia il lato. Eccoci. Ehi tu, Perdino! Ma come hai fatto? Pensavo che voi dal mondo reale foste tutti piccoletti. Ma tu sei piuttosto grosso. In tal caso, allora... te lo dico! Gliel'avevamo fatta. Ah, allora parli finalmente. Sì, ma lo dirò solo a lui. Sarà il nostro piccolo segreto. In teoria Luigi ha bisogno di Dora Stella. Quindi non so chi sia messo meglio. Nuvole. Rocce, un declivio. È una montagna, non c'è dubbio. Una montagna? Pigiamonte? Ah, Pigiamonte era Caruccio. Mi ricordo pure io che mi piace. Ma che problema hai? È una conversazione privata, quindi chiudi la bocca! Pigiamonte. È una grossa montagna sul lato settentrionale dell'isola. Contenti? Ora torno a letto. Relatable. Oh, Verdino, alla prossima! Mi piacerebbe fare un'altra lotta come questa prima o poi. No, grazie. Magari la prossima volta sfido il rossino. No, grazie. Va bene, allora sì. Ciao! Torniamo nel mondo reale. Dobbiamo raggiungere Pigiamonte.
Luigi può toccarsi il cappello da solo, però lo fa fare a Dora Stella per non farla sentire inutile. Ok, qua non ho opzioni. Non credo, no, potevo annaccene. Ma non è stato così pesante, anzi. Sì, dai, temevo molto. Perché era un tutorial, peggio. Diciamo. Beh, dobbiamo tornare qua. Oh, la miglior parte. Io salto subito. Va bene. Vai, Maggi, ce la puoi fare! Sì! Guarda, lanciami. Lanciami più forte! Yeah, speedrun! Io sto avendo dei super lag qua. Da parte mia è a posto. Dai, ce l'abbiamo fatta. No, ma è proprio Parsec che ogni tanto mi fa dei super lag. In genere la connessione va bene. Eh sì. Dunque, come andate? Hai scoperto qualcosa? La pietra onirica si trova a Pigiamonte. Pigiamonte? Dove sarebbe? È nella parte settentrionale dell'isola, superando Castel Guanciale. Quindi dobbiamo superare Castel Guanciale per arrivarci? Ok, pappagallo alto, Rastella, va bene. Corriamo a Pigiamonte. Non ho capito, dove dobbiamo andare? A Monte Brr. Forse nella parte settentrionale dell'isola. Ah, quindi dobbiamo andare nella parte settentrionale dell'isola. Monte di Ritera? Oddio, il Monte Brughera. Pepper Jam. Io mi ricordo che Pepper Jam è stato uno dei primi giochi che abbiamo ricevuto da Nintendo e c'era la NDA e tutto. Sì, ho un ricordo positivo per quello almeno. Io ricordo proprio che nell'NDA ti era detto non puoi parlare di robe che succedono dopo il Monte Brr. Vero. Oh, fagiolo! Sexy. Grande velocità. Dove che si va adesso? Ah, ricaricami il salvataggio per capire meglio dove devo andare. No, grazie. Aspetta un attimo. Ah, fammi controllare una cosa, no. Volevo ricaricare il salvataggio. No, un attimo. Un attimo. Ma che devi fare, scusa? Siamo qui. Ok, bene. Quindi rifacciamo tutto da capo, così capiamo dove dobbiamo scusa, andare. Scusa, fammi vedere la grafica com'è adesso. È un po' storta. Molto bella. Ecco qui. Perfetto. Bene, rifacciamo tutto quanto, così capiamo dove dobbiamo andare. Aiuto. Uso la distruzione fratelli, perché non me la dai? No, va bene. Ci pensate se non riesco più a ricaricare? Oh, okay. Mamma mia. Ho rovinato tutta la grafica per sistemare così, ok? Ed era qui. Ok, ci siamo. Dicevamo, spille. Spille virus, spille okay. Rischio. Oh, ce ne sono un bel po' interessanti. Se poi ci stordisce i nemici, però come farebbe un virus? Può avere effetto sui nemici, ma anche sui fratelli. Gli effetti sono moderati. Gli effetti sono splendidi e raffinati. Beh, fulmine forse costa poco, quindi intanto prendiamola. Ci sta? La spilla argento forse potremmo prenderla. Sì, sono d'accordo. Prima o poi la prendiamo sicuramente. E boh, non so se vogliamo fare un'altra io, un'altra te, o le viviamo tutte. Tanto sono 1600 monete. No, io direi di no. Non okay. Penso che lo saremmo in ogni caso. Allora, quindi per ora questa la lasciamo perdere. Yes. Mario Pelato. Spillonze. Oddio, non mi ricordo. Abbiamo già due slot pieni? Beh, sono qua su, sono semi pieni. Ma abbiamo già lo slot pieno. Mi pare di sì. Boh, io per sicurezza qua aspetterei. Mi pare che si erano quasi riempiti e poi due l'ho usato per evitare che si riempisse di nuovo. Allora, quindi uno slot da riempire ancora ce l'abbiamo. Oh, possiamo prendere i fagioli, che bello. Mamma mia, questo sì che è sexy. A me piace molto comunque la montagna di Ritera, sarà banale. Il monte Brr di Pepper Jam. Brr. Ecco qua, è piano. È un monte del New Super Mario Bros. Niente di più, niente. Sì, vabbè, è banale, ma la musica è fantastica. Ah, mi ero distratto.
Allora, sì, è di banale di per sé, però la musica è davvero bella. Sì, quello è vero. Ah, ok, sì, ce l'aveva. Vabbè, allora aspetta, lo uso, questa la carichiamo e poi prendiamo le spille nuove. Ci sta. Oh, yes. Ecco qui. Siamo vicini al level up. Dammi un secondo preciso perché non si stanno più aggiornando le statistiche. Sistemo subito. Così. Ecco qui. Erano rimaste bloccate, non mi ricordo quando. Sto giusto dando un'occhiata se ci sono altri fagiolini, ma sembra di no. Mm-hmm. Collezione, fagioli, 26 su 32, ne avevamo saltati 6. Mm. Io penso che andremo avanti. No, sì, sì, ovvio che andiamo avanti. Per ora almeno non sto puntando, cioè, al 100%, forse, cioè, non lo faremo. Non è che ne ho tenuto traccia come ho fatto per viaggio al centro, che là era più fattibile. Sì, anche perché il gioco è già molto lungo. Prenotazione, sì, della gita turistica di Pigemonte. Dai! Fallo tu. Venite a trovarci a Risvegliopoli! Oh, Dio, è vero! Prima c'era deviazione là, me l'ero scordato! Bello! Accettiamo scalatori di tutti i livelli! Gita turistica di Pigiamonte, occorre la prenotazione? Siete interessati alla scalata turistica? È possibile scalare Pigiamonte solo previa prenotazione. Potete effettuare l'iscrizione presso il centro turistico di Risvegliopoli. Partecipate numerosi! Quella parte mi piace. Centro turistico? Questa è nuova. Pare sia l'unico modo per scalare Pigiamonte. Cioè, non è che possono andare loro, scavalcare l'entrata o cose così, eh? No, esatto. Certo che le cose sono cambiate parecchio dall'ultima volta. Centro turistico di Risvegliopoli, giusto? Dirigiamoci lì? Per arrivare a Risvegliopoli, attraversate Buon Parco. Prendete il sentiero a ovest. Andiamo. Andiamo. Ci tocca. Salviamo, molto importante. Dov'è che dobbiamo andare? Non ho capito bene. A Val Sorriso. Ah, ok. Possiamo andare qui ora. Vero. Visto un po' Metroidvania. Super caramella. Meraviglioso. Torna come prima. L'attacco! Oh sì. L'amore della tua vita. Oddio, con un altro! Sì, l'altro attacco! Mamma mia. Oddio, ancora, sì, oddio. Ancora. Oh, ancora. Ah, che fratelli. Bello. Possono passare sotto i tizi qui, a destra? Non credo proprio. No. Ha tipo un campo di forza magico che blocca di sotto, ok. Va bene. Comprensibile. A sinistra che c'è? Vediamo, sicuramente c'è qualcosa che possa prendere. Ma forse a sinistra se va avanti? Può essere. Oh. Sicuramente a ovest. Ah, ero convinto fossero fagioli. Sì, ok, qua l'avremmo fatto. Nella sala del manager ce ne sono quattro. A proposito, dobbiamo dire che abbiamo preso i cosi, che abbiamo preso... Oddio, qual è la sala del manager? I guancialini. Qual è la sala del manager? Allora, torniamo un attimo a Castel Guanciale. No, era qui, mi pare. In alto a destra. O sbaglio. Oh mio Dio! Questo era un jumpscare puro. Vabbè, mo creperanno subito questi. Sì, siamo fortissimi. Eccomi. Gli abitanti fagionanti sono qui nel regno di funghi? Prima c'è stato un tipo verde, un abitante del villaggio di Ritera. Alcuni sì. Sì, sì. Eccolo. Aspetta, fammi controllare una cosa. Ecco qua. Fammi controllare le statistiche, sono corrette? Prossimo 109, prossimo 323, sì, ok. Perché prima non si era più aggiornato. Più di 200 punti esperienza di distacco. Oh. Fagiolo, fagiolo, fagiolo! Difesa! Slurpi, slurpi. Quindi dov'era il... tizietto dei guancialini e dov'era la sala del manager? Aspetta un attimo. Oh, un blocco. Abbiamo, sal-
Come abbiamo fatto a saltarlo? Lasciami la mappa un attimino. Era. Mi piacerebbe molto ricordare. Qui? Chat, se ricordate, se ve lo ricordate, spero che fosse qui. Oh, guarda là. Oh, fagiolo. Aspetta, ma mi sa che qua ancora non possiamo arrivarci. Ah, vero. Perché c'è quel blocco che ancora... Non possiamo interagirci con quello ancora, vero? Il blocco salvataggio a est. Quindi sì, qua. Lo dicevo, aspetta un attimo. Della... No, ho sbagliato, è giù. Da sotto. Questa è la sala del manager, no? O sbaglio? Presumo. De qua ora si può andare... No. E quella per dopo. Lui. Ah no, vecchio Nero, qui. Io però non vedo fagioli. Molto grave. Eccoli! Fagioli, eccoli qui! Oddio, che paradiso. Vita. Fratelli. Bossi. Difesa. Oh, tutte le statistiche importanti. Non ci sento molto bene dall'orecchio sinistro. Cambia lato se vuoi parlare con me. Guarda, va bene. Che posso fare per te, figliolo? Guancellini salvati. Vediamo. Finora avete salvato 15 guancellini. Oh, ne avete già salvati così tanti? Teniamo questi in serbo per voi, come ricompensa per aver aiutato 7 guancellini. Martello di compleanno. Auguri! Auguri Dark! È vero! Auguri Dark. Questo è il martello per Dark. Teniamo questo in serbo per voi come ricompensa per aver aiutato 12 guancellini. Guante attacco? Interessante. Ecco, interessante. Se vedete qualche altro guancellino, non esitate ad aiutarlo. 18. Ok. Sì. Allora... Allora, compleanno... I colpi del 400% il giorno del tuo compleanno. Potremmo, tra virgolette, imbrogliare con la data di compleanno del 3DS. Ma intanto direi prendilo, perché a prescindere te da attacco più 12. Sì. Fammi vedere se a me quello che c'avevi prima è meglio. Pare di no. Però questo fa cadere le palle di ferro. Le palle. Prendilo, quindi sì, andrò col ferro. Ora. Attacco più 20%. Ok, però perdere quello lì, che è molto importante, secondo me. Questa fa tanta roba maggiore all'attacco. Cioè, potremmo valutare di usarlo dopo. Sì, ci sarà un momento in cui lo useremo, credo. Ho urtato il microfono. Però no, per ora è meglio di no. Ok, ora possiamo andare a est, no? Ovest. Sì. Per arrivare all'Accademia Crepabella. Esatto. Ah no, non era la foresta di Todwood? Ah no. Il villaggio di Jolly. No, mi sa che te stai a confondere col lago Blu Bolla. Ah, vero. Buon. Oddio. Quindi... Questo che era? Dove di quel lago? Ah no, quello è qua sotto. Però c'è, scusa. In effetti ci manca qualcosa qui. Magari ci sono pure fagioli. Dammi un'occhiatina, che si sa mai. Accesso riservato a chi ci pare, comprensibile. Almeno onesto. Ok.
Qua non c'è niente, qua ci siamo già stati, credo. Tranne se c'è un fagiolo. Ah, ok. Deviazione epica. Completamente a vuoto. Se tornate nel castello sbloccate l'arena. Vabbè, per il momento possiamo anche evitare. Magari alla fine del gioco. Ah, non possiamo proprio andare qui ancora. Ok. E niente allora. Ok. Sto rosicà. Anch'io. Quindi dovremmo tornarci una terza volta. Vabbè. Magari non ci torneremo mai, ce ne scorderemo. Faccio così e basta. Io lo faccio bene giusto per caricare le spille. No, così possiamo cambiarle. Facile. Allora, vediamo un po'. In effetti è vero, cambiamo le spille. Mettiamo quello al 50%. Colpisce tutti i nemici per 50 danni. Carino. 30, 20. Ok, quell'argento praticamente è la migliore. Aumenta la quantità di carica della barra delle spille durante la battaglia. In che senso? È un effetto che ha attivi, però poi che interessa altri effetti di spill che usi dopo, quindi me. Ok. 50% via è molto carino. Però sarebbe quello... carino che ci usa 50 danni a tutti ogni tanto. Quello che aumenta i punti spill ha lo stesso vibe del Pepe Blu, che lo usi per aumentare la velocità. Però usi un turno facendolo. Io vabbè, per un po' farei questa. Sì, ci sta. Andiamo. Che meme il Pepe Blu. Il Pepe Blu è un personaggio regolare di questo stream, ne parliamo ogni volta. Ne parliamo più noi di quante volte appare. Sì, praticamente. Degli sviluppatori dei Fratelli nel Tempo, se può dire. Oh, fagiolo, in bella mostra. Fagiolo e, vive. E in bellezza. Sono troppo felice quando vedi fagioli. Chissà se ce n'è qualcuno pure sopra. Allora, senza perdere troppo tempo, vedo giusto nei dintorni qua e poi andiamo. Va bene. Comunque, per quanto riguarda le battaglie giganti, mi chiedo se faranno qualcosa di simile, fraternati. Spero di no. Spero anch'io di no. Spero che non facciano qualcosa solo per avere il gimmick. Perché sembra tipo che avere le cose giganti è figo. Io c'ho una paura, infatti, che metteranno battaglie gimmick solo per... come se fosse una qualche regola che devono per forza seguire. Cioè, per me di base devono avere un buon gameplay. Le battaglie di base di Mario e Luigi hanno un buon gameplay. Perché ci sono le statistiche, c'è l'equipaggiamento, c'è la scelta di quali mosse usare, la gestione dei PA, PV... Beh, c'era quel fagiolino là molto carino, però direi che adesso... Allora, se devo andare... Non c'è touchscreen? Qua? No, credo che dobbiamo andare a ovest. Deserto. Da qualche parte. Ovest è di qua, no? Forse dobbiamo andare sopra. Sono tutte aree chiuse. Allora forse sopra e poi ovest. Qui, quel posto bloccato, cioè dove non siamo mai stati. Dove? Aspetta, qui. Ah, ok. Allora manco ho fatto troppo una deviazione. Guarda, secondo me non deve per forza essere col touchscreen. Possono fare un gimmick. Cioè, il gimmick per me non è legato all'hardware. Possono fare un gimmick che può essere con i pulsanti, banalmente. No, non voglio comprare. Voglio curarmi. Se proprio vogliono fare gimmick hardware, potrebbero fare con i sensori di movimento, barra col touchscreen in portatile. Ecco, per esempio, i colossi di cartapesta di Origami King sono pure gimmick. I papercraft sono pure gimmick. Quelli so gimmickosissimi, mamma mia. Sono, diciamo, queste piccole cose estemporanee che non hanno davvero profondità. Ma i Papercraft sono le battaglie più belle per me, perché sono puramente action. Sì. Non c'è sta quella fesseria. Aspetta, dici Paper Jam o Origami King? Origami King. Okay. Ah, oddio, Papercraft de Paper Jam, stavi a dire. Stavo a pensare ai cosi de carte. Oddio, quello è nuovo. Facciamo?
certo, è nuovo. Guarda, in Origami King non mi dispiace in effetti, perché almeno il gioco smette di fare finta di essere un RPG a turni, barra un puzzle a turni, è semplicemente in azione. Ci sta. Punti interrogativi? Oh, ho sbagliato. Questo secondo me fa male col salto. Cancris si chiama. Ah! È granchio di Mario Bros, tipo. Quasi. E tra l'altro c'era un granchio di Mario Bros nella beta di Mario e Luigi Superstar Saga. Ti ricordo, abbiamo giocato in live qualche mese fa. Ah, ok, no, non fa male col salto. Però io farò questo. Va bene. No, almeno così ci sbarazziamo subito di ste nocine di cocco. E vabbè. Invece? Ma che me sta succede? Sì, l'ho contagiato. Ok, mi sono ripreso forse. Che fortuna. Wow, caccia nulla. Nulla. Sì, sì, sono nuovi, danno abbastanza esperienza. Oh, il primo level up del giorno. Ecco qui. Chat, sapete come funziona? Potete votare scrivendo in chat la stat. Vada per velocità, grazie per aver votato. Sì, finalmente direi. Ok, allora devo fare 5, si può fare 5 addirittura. Dai che poi fa 5, Zisu. Oh no, paura. Oh no, che pressione. Un attimo. Ma guarda, c'è un 5 e poi c'è un altro. Se ho visto bene, il minimo che te può uscire è 3. Sì. Quindi oh, dai, anche se te va male, chi se ne frega, è andata bene. Io provo a prendere 5, cioè 5 no, 5. No, sacrosanto, 5, 5. Cerchiamo di avere puntare al massimo. Sì, no, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Dai! Finalmente ho fatto un 5! Let's go, madonna! Yes! Sì, è il giorno più bello della mia vita, ho preso un 5! E andiamo! E andiamo! Sono velocissimo! Oddio, che bello! Altro che Sonic! Oddio, sto schiantando più 5! Finalmente ho sbloccato l'ultra istinto, da ora in poi non sbaglierò mai. Oddio, sto tremando. Che bello. Sono fiero. Momento storico. Ci siamo. Fagiolo. Qua è tutto per dopo, immagino. Tranne qui. Io c'ero. Clippate. Ok, male danze. Guarda quanto ci tisa. Il teaser con tutte le cose che non possiamo prendere. Combattiamo? Ma sì. Io direi almeno per arrivare al level up pure del Gigio, così se può davvero. Tanto dubito riusciremo a farci un altro livello. Wow, ancora più lenti dei ragni. Sì. Oh, si è spostato. Faccio così. Dei ragni, ho detto. Dei granchi. Dei ragni. Ma sto male proprio. Io ho detto pure sì, io tranquillo. Sì, sono ragni, ok. Mi fido. Però va bene, dai, ci avviciniamo, sicuramente. Oh, bene. Godo. Ancora non c'è il level up per te. Ancora una e ci arrivo in teoria. Uh-huh. Mamma mia, tutto questo perché. Ma sì, facciamo che Luigi richiede 800 miliardi in più di esperienza. Sì, così hanno 52 in velocità, wow. E tu quanto c'hai? 48. Ah, 48. Ancora, ok. Faccio così. E io faccio cosa? Dai. La parte che viene ora? Ho dei bei ricordi.
pensieri. Sì, svegliamoli. Era molto simpatica quella. Peccate questa. Ma come sei ancora, ancora in vivo. Piedi? Oh. Almeno non attacca. Ecco qui, ora vedi il level up per Gigi. Mamma mia. Almeno famo un voto ciascuno. Attacco, attacco. Attaccate a sto... No, si dice! Mi dissocio! Wow, 100% attacco? Non è mai capitato 100%. Wow, sì, ma mai vista 100% su una statistica, sono sorpreso. Wow, ok, ora lo fanno apposta. Conterò fino a 3, 1, 2, molto volentieri, 3. No, ci ha rovinato al 100%! Niente, ora aspetto finché non lo cambi di nuovo. Niente, Firoshino ha rovinato tutto. No, rimetti attacco. Io ora sto qua ad aspettare. No, due velocità! Sì, sì, col cavolo, ormai per me attacco, Anche attenzione, vince velocità. Sì, sì, a mo, mi dispiace. Se stavi zitto rimaneva attacco. Già l'ho votata okay, la volta attacco. Scorsa, vediamo di non scherzare troppo qua. Oddio, un po' ve odio perché adesso, cioè, c'ho la colonna statistica più votata. Con questo voto ho 3 statistiche più votate ed è un macello, ma va bene. Vabbè, è la roulette potresti classica 4, questa. Oppure 3? Sì, questa è quella classica. Dai! Dai, questa, vabbè, questa era facile, è quella più standard che possiamo beccare, questa qui. 3, sto aggiornando, poi ci arrivo. Cioè io mo devo scrivere sull'Excel statistica più votata PA / attacco / tutto pari merito. Qua ci siamo già stati. Arrivo un attimo. Ah, ci risvegliamo lì qua subito, sì. Proprio qua al fagiolo non ci arriviamo. Qua non si può andare, no. Aspetta, sì che stiamo andando. Non è vero. No, non è vero. Upsi. Ci torneremo manco presto, qua. Immagino, no? Dai, che sofferenza. Vabbè, dai. L'azione delle palme era ancora in corso fino a poco fa. Per puro caso, ora è libera. E di vedervi, svegliamoli più avanti. Dai. Andiamo. Oh, che figo! Sì, questa parte è molto molto caruccia. La musica! Da, 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 da. Chi lo fa? Benvenuti a Risvegliatevi! Benvenuti. Questo posto ha le spiagge migliori di tutta l'isola guanciale! Siete i nostri primi visitatori di oggi e pertanto... vi consiglio di parlare con il nostro addetto del centro informazioni. Vi dirà tutto quello che vi serve sapere sugli eventi e gli edifici del villaggio. Sono a disposizione. Divertitevi nella nostra splendida Risvegliopoli. Buon divertimento. Grazie. Non so fare la voce di Paperino. Sì, no, non so buono. Oh, quanta roba che c'è qui. No, ho sbagliato. Vai. Ah, sì, andiamo in una martellata. No, un attimo. Zitto. Ecco qui. Oh, ora va meglio. Prego, un toto giallo, banale. Blallo. Ok. Sono le teste d'attacco qui. Questo tizio nell'angolo. Che caldo, non ce la faccio più. Ma come ci riescono? Se fate finta di niente, vi darò questo in cambio. Oh. Dai. Mi piace che è un po' in 3D questa parte, cambia pure un po' l'inquadratura. E ne Mario e Luigi non succede mai. Aspetta, ah ok, ho perso i controlli, ecco, ora ci sono. Urca, mi gira la testa. Oh, che guarda carini. I fagiolini, che carini. Lì, tutti quelli di fagiolini, questo fagiolino. Perché non viene dal regno dei funghi, quindi non è un Todd, quindi non deve essere puro, standard. Sono variegati, che belli.
Bene, 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 bene. Quale sarà la prossima tappa? Forse dovrei dare un'occhiata al centro turistico. Hanno sicuramente qualche gira da propormi. Mi ricordo, credo, quello che viene ora. Ho schiacciato un pisolino all'hotel e adesso mi sento rinata. Prendetevi cura di voi quando siete in vacanza, non dimenticatelo mai. Andiamo qui. Che bello questo posto. Ups, ho sbagliato. E poi c'è una città in Fredernauti del trailer. Che mi ricorda un pochino questo posto. Riprendetevi dalle fatiche del viaggio per solo 10. Vabbè, è il. Aspetta un bel regalo di benvenuto e solo un piccolo pensiero. A sto punto proviamo. Sì, ok, tutto ripristinato. Buongiorno. Ecco, a voi non è molto. Ah, vabbè. Ok. Assaporare la cucina locale quando sono in vacanza, la priorità su tutto. Quanto mi piacerebbe mangiare un frutto raro. Oh, come Super Ser Saga! Ma no, è vero, se ne trovate uno fatemelo sapere. Sì, sta città ce l'aveva un bel po' di reference, o sbaglio? Eh già. A questi non ci parliamo. No, ci rifiutiamo. Qua è per dopo? No, è per ora. No, no, ci sta, vai. Metti il suono che fa sul letto. Ecco, sta parte è è quello che Andrea dice su quanto vibe abbia sto gioco, su quanto sia chill. Su sta parte sono d'accordo. Sì. È veramente il relax. Mm-hmm. La musica, l'atmosfera, i personaggi che chillano. Qua non c'è stava tipo. In una casa non c'è stava tipo il quadro della regina fagiolona. Oddio, non mi ricordo. Vabbè, questi ce li possiamo parlare. Lo sbrigarmi a fare le pulizie, cucinare, rifare i letti. Non ne posso più, anch'io voglio andare a divertirmi. Lascia a te. Ciao, da dove venite? Oh, siete del regno dei funghi, ma certo che lo conosco. Da noi c'è l'ambasciata del regno dei funghi. Oddio! Oh. Scommetto che non lo sapevate. Certo che lo sappiamo, ci siamo stati 3-4 anni fa. Virato. Ho fatto bene a spendere un po' di più per una stanza così grande. Benvenuti, fate come se foste a casa vostra. Ma non è neanche bene. Casa tua. Non lo so, mi sembra un po' scorretto da dire, ma ok. Ma insomma, che c'è? Lasciatemi stare, ero immerso nei miei pensieri. Stavo pensando ai miei amici del regno di Fagiolani. Screenshottatelo, screenshottatelo. Quanto è bello questo fanservice. Anche alla nostra regina fagiolona. Ecco cosa si prova ad avere nostalgia di casa. Ok, torna a pensare alla regina fagiolona in un angolo. Quanto vorrei rivedere il volto della sua. Ma può essere che era una sub quest? Dici? Non mi ricordo. Penso che se fosse una sub quest me lo ricorderei. Vabbè, vedere. Io ho questo ricordo che c'era la folla da qualche parte. No, forse un'altra casa. Ma questa cosa è bellissima comunque, perché questo qua è un hotel splendido. Anche se siamo dentro, la vista è spettacolare. Sono così felice di essermi preso questa vacanza. Questa è continuità. Questo è proprio creare un mondo di gioco, no? Non è soltanto una cosa a sé stante, una cosa tutta buttata a caso, improvvisata. Il mio obiettivo per questa vacanza è di ritrovare me stesso. Chi sono? Dove vado? Perché? Quel Todd lì fuori stava cercando qualcosa. Non ho idea di cosa sia, ma spero che la trovi presto. Mario, Luigi, ragazzi, non so perché faccio il Todd. Per cosa avete visto la mia fotocamera? Oddio, la subquest delle fotocamere. Ok. L'ho persa qui in giro. Credo che l'avrei trovata subito, cercandola da un punto sopraelevato. Ma non ho avuto fortuna, almeno per il momento. Okay. Credo di capire a chi si sta riferendo, eppure quello è veramente fanservice fatto bene. Sì. Super nocciola. Ok. Ah, l'attacco dei risvegliomoli dovrebbe essere il tuo. Ok.
interessante. Oddio, non ci possiamo arrivare. C'è un blocco. Soffro tantissimo. Ci c'è qualcosa che passiamo dice? Da qui? Sì. Signori, temo ci siano irregolarità. Da dove siete entrati? Per riposarvi qui dovete prima chiedere alla reception. Vi invito a uscire da quella porta. E andiamo avanti. Fotocamera. Giù o sinistra? Giù. Perché siamo vicini. Oh wow, quanti. Ma sì, parliamo un po' con i personaggi, scegliamo. Rilassarsi all'ombra è così bello. E l'aria salmastra è strepitosa. Ah, le palpebre si fanno pesanti. Facciamo tipo uno io, uno tu. Questa è la zona commerciale del villaggio. Equipaggiamento, strumenti, troverete tutto. Oh, famo spesa. Là c'è un guancialino. Sto cercando di decidere che tipo di souvenir regalare. Se solo ai miei amici bastassero i racconti. Non credo si possa scavalcare, infatti. Possono totalmente farcela, guarda. Sì, però... Ops. Vabbè. Ma forse facendo il giro? No, neanche. Va bene. Ah, è per dopo. No, è per dopo, sì. Noi con Chiglieni siamo abituati a vivere vicino all'oceano. Questo villaggio mi ricorda casa mia. Mi piace. Vedete le rovine dall'altra parte? Rovine? Le hanno lasciate intatte mentre costruivano il villaggio turistico. E meno male, sono l'attrazione principale per i visitatori. Chiunque sia stato a pianificare tutto merita un applauso. Ho sentito che tanto tempo fa l'isola fu devastata da un essere malvagio. Ma ora sembra un posto così tranquillo. La destinazione perfetta per una vacanza. Nella seconda casa vi aspetto il dialogo migliore di sempre nella storia dei videogiochi. Ok, posso... Questa casa? Questa rosa? Ah, aspetta, no, allora no. Credevo se stesse riferendo a un certo personaggio, ma non credo sia ancora il momento. Non seguo per niente la moda, non so se sia un acquisto sensato o meno. Però sono in vacanza, potrò anche permettermi di comprare un manichino. Mi sta laggando. Vado io. Suppongo che sia utile cercare un libro in un negozio di abbigliamento, vero? Di quale libro sto parlando? Ma del libro delle rovine, che domande? La guida più rara dell'isola guanciale, praticamente introvabile. Io adoro leggere le guide, non avrò pace finché non la troverò. Ho controllato gli scaffali dal centro turistico, ma non ho avuto fortuna. Probabilmente non è più in vendita. Quanto vorrei metterci le mani sopra. Chissà quanta gente esista al mondo che entra nel negozio totalmente sbagliato per cercare qualcosa? Ah sì, questo negozio è un'ampia scelta di indumenti, però non è molto fornito per quanto riguarda i gonnellini di paglia. È una mancanza piuttosto grave, secondo me. Però ha proprio... No! I cappelli di Mario e Luigi. Perfetti. Vero. Perfetti per noi. Salve, cercate qualcosa in particolare? Assolutamente sì! Vediamo un po'. Oh, buono! Ok. Ok, cosa buone. Super... Beh, ha il suo perché... Martello. Abbiamo già una di scarpe super, se non sbaglio. Piti, posso terminare il loro turno d'attacco. Cosa bracciare a po', BV? Allora, questi li prendo per quando saliremo de classe. Va bene. Poi... Per due PV per ogni nemico sconfitto mi pare un po' scarso. Boh, sì, possiamo anche evitare. In effetti forse quello dei nemici potrebbe essere buono nei sogni. Cosa? Ci sono tanti nemici, quello che ti cura quando ammazzi i nemici. A ogni nemico sconfitto. Ah, effettivamente, quando sconfiggi l'esercito e te curi tantissimo. Però no, potrebbe non super... prima però pensiamo a queste. Allora, scarpe super e te le prendi te. Poi 60. Martello da lotta me lo prendo, cioè, io 90. Sì, immaginavo che aumentasse. E pensavo di prendermi pure la tuta. Tu per il momento no, perché tanto c'è ancora quello. E poi ripeto, non so se prenderemo la stessa cosa col cambio di classe. Sì, prendila tu.
Questa musica è troppo rilassante. È un bel vibe. Perfetto. Non so se vuoi prendere uno di questi. No, per ora no. Okay. Però c'è quell'attacco, sicuramente io vorrò quello. Ah, e che volevi fare il bracciale? Per ora no. Ok, allora via. Costa tanto, va bene così per ora. Più che altro bisognerebbe togliere il coso che mi protegge. Quello è molto utile, secondo me. Buonasera, Let's Play. Ciao, Let's Play, ben ritrovato. Fagiolo, 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 allarme, fagiolo. Sì, l'ho visto. Alerta, alerta. Attacco! Sì! Che bei fiori, sono felice di essere qui. Questo è triste, devi farlo depresso. Nulla. Sono davvero un fifone. Devo farmi coraggio e chiederglielo. Vuoi sposarmi? Amore. Se non lo faccio, avrò speso tanti soldi per nulla. Anche questo regalo è proprio una roba da bambini. No, non è vero. Sono sicuro che mi rifiuterà, non ho speranza. Era, stavo notando che i baffi vi tornano proprio. Forse questo è il vostro segreto. Sì, ne sono convinto. Spero che siate disposti ad aiutarmi. Dovreste trovare qualcosa che mi aiuti a dichiararmi alla mia amata. Un regalo non esagerato, ma neanche banale. Oddio. Se tutto andrà come spero, vi ricompenserò. Sì, sì, c'è anche... Guarda. La cosa più importante è il fagiolo. Mamma mia. Volete aiutarmi? Assolutamente sì. Sì. Grazie! Vi farò un piccolo dono anticipato. Ah, ok. Onesto. Sì, subito. Ah, dimenticavo. Prendete questo, potrebbe tornarvi utile. Il peluche di Piumadormo. Che carino! A me non serve più. Inoltre ho visto un tipo che se ne stava... Ne stavo cercando uno disperatamente. Oddio, ma è una di quella catena di scambi? Oddio, come Zelda! Ullo, vieni a vedere questo fiore, è meraviglioso! Conto su di voi. So che non mi deluderete. Se trovate qualcosa di carino, vi prego di portarmelo. Siete davanti a Spillemania, il negozio di spille di Risvegliopoli. È in corso una promozione speciale. Avete l'opportunità di seguire un corso gratuito sull'uso delle spille. Oh no. Date un'occhiata se siete interessati. Felicitazioni! Ops, dimenticavo. Felicitazioni! Non c'è motivo di esitare, seguitemi per favore. I nostri primi due clienti di oggi sono i vincitori del corso motivazionale intitolato Usate le spille più spesso. Proprio così, siete voi due fortunati. Anche se ho condotto una campagna pubblicitaria martellante, non si è fatto vivo nessuno. Ero sul punto di piangere. Ma bando alle ciance, è un piacere incontrare degli appassionati di spille. Vi insegnerò a utilizzarle con più efficacia. Prima bisogna aprire il menu spille. Start. Davvero? È un tutorial. Io spero ci sia qualcosa che sto dimenticando riguardo le spille. Cioè, è il tutorial che abbiamo già visto prima? Di nuovo? Seriamente? Le stiamo usando in continuazione le spille! Che vuoi? Cioè, ma che davvero? No, la replica del tutorial. No, wow, no, ci no. Ha detto pure le combinazioni diverse di spille. Non ci posso credere. Lo sapevate che sono 36? 6x6? 60.000. Cioè, io sono allibito. Regalaci a due spille ora. Sì, almeno dacci qualcosa. Sei proprio stro. Vabbè. Ma non lo so, almeno sono scontate. No, costano uguale. Uguale prima, va bene. Va bene, grazie. È stato molto divertente. Nella seconda casa vi aspetta il dialogo migliore, diceva Andrea. Sono curioso. Ma qual è la seconda casa? Era di questa sezione? Non credo. Perché l'ha detto dopo che siamo arrivati qua. Ottimo, vendono strumenti per le esigenze più disparate. Starei ore anche solo a guardare la merce esposta? Nemmeno qui. Sono alla ricerca di un peluche tipo Norma, ma... Oh! Beh, che dire. Esaurito dappertutto, va letteralmente a ruba.
Ah, è nella sezione prima di Andrea. Oh, quello è! Ma lo stipi Madarmo! Musetti semifinale! Grande! Non è per niente rilevante per chi sta guardando tipo su YouTube tra qualche giorno, ma sono molto felice. Mio figlio mi ha distrutto i timpani per averne uno. Vi prego, abbiate pietà di me, non potreste darmelo? No. Ma no! Maggio! Non vi capisco. Volevo vedere che succedeva. Va bene. Cioè, il bello è che avanti glielo veloce. Mostra così fiero e poi dice no, non te lo do. Ok, sì. Oh yeah! Ah, un attimo. Miei Salvatori, grazie infinite! Mio figlio ne andrà pazzo! Devo ripagarvi, ecco a voi. Frutto raro. Oh, ah, questo è per Yoshi. Lo Yoshi. Sì, ok, la catena dei scambi. Carino. Mio figlio non saprebbe che farne, però ho sentito di qualcuno che adora assaggiare i cibi esotici. Ok. No. No? Voglio questa musica come soundtrack nella mia vita. Sì, mamma mia. Direi che stanno a posto. Ok. Alla fine un attimo di esplorare la stanza e poi torniamo un attimo indietro, che c'è lo yoshetto del frutto rarietto. Mm-hmm. Siete interessati alla gira turistica di Pigiamonte? In tal caso vi suggerisco di iscrivervi presso il centro turistico. Per arrivare al centro proseguite verso ovest, la successiva, ponte nord. Ho sbagliato, ho attivato cose. L'escursione sta per iniziare, sì, dopo. Tanto il mondo sta ai comodi nostri, come ci insegna ogni buon GDR. Era questo? No. Punto era di dal... Sì, era sopra. Dove sei, Yoshio? Lui, Feroshi. È Firo! Wow, quello cos'è? È un frutto tipico di quest'isola? Devo provarlo! Posso avere quel frutto raro? Posso averlo? Il motivo dice no a no. Tutti. Evviva! Grazie! Che pozione! Mi compenserà davvero, prendete questo! Uovo di Yoshi. Uovo di Yoshi. Ha fatto la cacca davanti a noi, ok. Sì. Anche se per voi non è niente di nuovo, qualcuno vicino al centro potrebbe essere interessato. Centro turistico? No, è a ovest, quindi... Vabbè, intanto continuiamo a esplorare per questo verso. Anche perché stanno due tattelli attacco! Sì, ma forse cioè, sono per dopo. No, uno è del là e vabbè, ma questo che sta in questa zona? Oh, è qui in mezzo? È tipo sopra uno degli edifici, ma come ci arrivi? Ah, da qui? Forse devi fare. No, secondo me. Aspetta, fammi controllare. Da qui. Ah, non si può andare qui? Ah, che fai? No, secondo me bisogna fare il giro. Arrivi qua e scali la parete da là. Vedi? Oh, c'è il nemico là. Un'area dove piove nei Mario e Luigi. Sai che in effetti, ora che ci penso, probabilmente non è mai apparsa. Neve molto spesso? La pioggia no. Parliamo con un po' di personaggi? Oh, guarda questo, questo no. Questo, cioè, questo... Quello è per dopo. Questo è per continuare. Buono. Dicono che questo muro sia stato innalzato dai guancialini molto tempo fa. Ammiro il fatto che le rovine di questo villaggio siano ancora intatte. Il contrasto con gli edifici nuovi è davvero notevole. Forse sapete già che l'isola è piena di antiche rovine risalenti all'epoca dei guancialini. Proprio così. Molte aree sono state sviluppate per i visitatori, ma sono un bosco rimasto pressoché intatto. Scommetto che è una foresta mistica e spettrale. Sì, il centro. Grazie. Abbiamo capito. Salve, vi servono indicazioni? A nord, oops. Sud, giù. Nah, siamo a posto. Avevo intenzione. Oh, basta! Abbiamo capito! Qua forse c'è lei? Lei? Mi sa di sì. Aspetta, prima... Ok, non si può andare. Proprio lei? Mi sa di sì. No. Sì! È lei!
Ma chi la faceva? Non mi ricordo. Credo tu. Vado io. Vai, okay. Vai. Come si perdono per i denti? Comincia a perdere i colpi. Era Grigo. Ah, la faceva Grigo. Ecco perché non ce lo ricordavamo. Nah, già. Tio, vabbè, potevamo fare lo stesso giochetto che abbiamo fatto con Comem. Sì. Cosa posso fare per voi? Volete sapere che ci faccio qui? Vi rispondo volentieri, amici. Bello! Mi chiamo Lilli Cupa. Sono la migliore autrice di guide turistiche di tutta l'isola. Dite che non è la prima volta che ci vediamo? Dite che prima ero una giornalista. Se dovessi elencarvi tutti i lavori che ho fatto, ne avrei per giorni e giorni. Comunque sia, mi dispiace, ma non ho tempo di chiacchierare con voi. Sono impegnata come un'ape operaia. Ora che ci penso, ditemi. Vi piacerebbe diventare miei assistenti? Anche se non sembrate molto affidabili, sono sicura che mi darete una mano. Avete le gambe belle e robuste, adatte per fughe improvvise. Ditemelo chiaro e tondo, ragazzi. Volete aiutarmi a scrivere una nuova guida turistica? Guardate bene, non vi sto chiedendo di lavorare gratis per me. Ci mancherebbe. Tornate a parlarmi quando avete preso una decisione. Se adesso non vi va, tornate pure più tardi. Non preoccupatevi per me. Ho il mio bel da fare qui. Oh sì, Lilli, schiavizzami pure se vuoi. Questo è bellissimo. Questo è fanservice a Fratelli nel Tempo, per chi non lo sa. Oh, è un personaggio che appariva lì. Lo shroom pure! C'è lo shroom! Visto, continuità! Questo gioco con tutti questi tutorial chiaramente è fatto anche per, diciamo, chi inizia qui, no? Però cavolo, è pieno di fanservice per i giocatori Mamma vecchi. Mamma mia! Grazie ragazzi, non me ne pentirete! Ecco il vostro primo incarico! Collezionare scatti! Andrea tipo ha sentito 30 secondi più tardi quello che ho detto, probabilmente. Oh, senti, sono simpo con Lilli Cupa, è troppo simpatica, ok? Ho disposto l'attrezzatura in vari blocchi sparsi per l'isola. Sono i blocchi fotocamera, ora ve ne mostro uno. Oh, eccolo, finalmente sti blocchi che del cavolo. Oh. Lo avrete già annotato, scatta una foto, siete... Ok. Considerate un'esercitazione per il primo lavoro. Sì, ok, dai. Scatto di risvegliopoli. Ah, ma erano tipo i puzzle? Mi pare di sì. Sapevo di aver ragione sul vostro conto. 2013 era il decimo anniversario di Mario Luigi, vero? Venite qui da me. Mi piace, mi piace. Ecco la seconda parte. Prendete lo scatto criptato e... decodificatelo! I blocchi fotocamera scattano la foto in modo automatico, ma il software non è dei più aggiornati, ecco perché li salva alla rinfusa. E vi confesso di essere negata a riordinare le cose. Qui entrate in gioco voi, perché non provate a decodificare la foto? Sì, sono i puzzle. Tutorial puzzle. Sezione risvegliopoli. Vabbè, questo tanto è abbastanza veloce il puzzle a livello 1. Bene. Cioè, ma quindi questa c'ha un software per le foto che però vengono spixellate e mischiate? È Windows 11. Beh, che dire. Sì, è chiaro. E poi sono praticamente uguali a quelli di Viaggio. Sì. Ci sono i cosi fatti proprio così. Beh, del resto questo gioco è Viaggio al centro 2. Mm-hmm. Abbiamo premuto sì? Te lo sta spiegando di nuovo? No, oh. Avanti veloce. Siamo idioti. Ma il default è sì, credo. Oh mio Dio. Guarda, il default è sì! Maledetti! È tipo il gufo di Ocarina of Time. Sì. Oh, voglio tutto questo io. Per una cosa che non ci serve in primo luogo. Ok, vai, ok, vai. 3 minuti. Ce la puoi fare, ce la puoi fare! Ma si incastra? Non ho capito. Allora, Mario va qua. Ok, sì, si incastra.
Oh mio Dio, bravissimo! Con sta musica poi. No, ed è qua. Tempesta della stella. Qui? Incredibile, ce l'hai fatta! Wow! Mamma mia! Oh, guardate, sono difficili sti pazzolloni, eh. Abbiamo trovato un nuovo contenuto per un'eventuale altra attesa per Direct. Sì, vero, mi ricordo. Ai tempi di viaggio abbiamo fatto i puzzle mentre aspettavamo un Direct. Dai, minuto a minuto! Oh! No, non sono preciso! È fallito, sta duro! Dai, ma che cavolo! Touchscreen fallato, sto rosicando! Siete rimasti... 100 monete. Nice. Ricorda di salvare. Vabbè, ok. Se capite il meccanismo diventa gioco da ragazzi. Come vi dicevo, ho disposto i blocchi fotocamera su tutta l'isola. Quando ne individuate uno, colpitelo per ottenere uno scatto. Tornate qui quando vi sentirete pronti a decodificarlo. Quella musica sicuramente contribuisce a relax. Oh, oh cavolo, io devo andare tra poco però. Sì, infatti sto cercando di sbrigarmi almeno per... Superando il ponte e giungere alla piazza della torre dell'orologio, funge da punto di ritrovo per la maggior parte del giro. Oh, ok, la stellina è dove dobbiamo andare adesso. Oddio no. Ma che sta succedendo? Chi è che parla? Ah, oddio, mi sa che c'è un po'. Spoiler. Oddio. Ho sentito che qui attorno... Ero io forse? Boh, non mi ricordo. Ho sentito che qui attorno si trova un tesoro. Ma non c'è proprio nulla, mi sento preso in giro. Sì, ecco. Ah! Bellissimo, altro fanservice. Altro fanservice così. Guardate dove andate, imbranati. Risvegliopoli, la città dei fanservice. Forse di tu, sai. Mi state a sentire? Oh, sì, famo che sei diventato. Sono diventato io, va bene. Questa poi. State parlando con una leggenda vivente. Ho sgraffignato tesori in tutto il mondo. Sono il re dei restofanti. Il sultano del furto. Ci rinuncio. È tutto inutile. Con questa coppia di baffoni. È come parlare al muro. Non si cava un ragno dal buco. Ah! Rossaccio e verdaccio iniziano a darmi sui nervi. Mi sembra di essere tornato nel regno di Fagiolandia. Amore. Non voglio più vedere i loro musi baffoni. Quest'isola segnerà una svolta nella mia carriera. Me ne vado, visto? Vado alla ricerca del mio prossimo tesoro. Ma di cosa stava parlando? Non facciamoci caso, dobbiamo trovare il centro turistico. È giunto il momento di scalare Pigiamonte? No, Dora Stella, no. Vedo giusto sta casa e poi andiamo a salvare. Qua sembra proprio un tubo. Ma sarà per dopo? Sì. Comunque, se oggi sarà una parte un pochino più breve, un pochino più chill. Cos'è qui? Ho sbagliato. Ah, i libri, va bene. Magari un'altra volta. Beh, figo. Comunque sì, ripeto, questo fanservice è troppo carino. È un pochino gratuito, da un certo punto di vista, però mi piace perché crea proprio una coesione nel mondo. Centro turistico... Quando tu giochi a Paper Jam, invece, c'è zero fanservice, che... paradossale, considerando che quello è un crossover, no? Crossover, ripetiamo, tra serie, note per i personaggi, la storia e così via. Esatto, non ha niente di quello. Oddio, ma sto andando via. Non ci sono blocchi salvataggio? Forse all'inizio, di sopra? Ma così non se... non andiamo via? Ma hai ragione. Eh sì. Aspetta, mappa. Ah, non ci sono! Ok. Vabbè, salviamo normale. Mettiamoci giusto... qua. Così. Bello, al centro. Aspetta. Vediamo. Ecco. Bene, perfetto. Perfetto. Ora siamo pronti per smettere. Dai. Abbiamo fatto la parte gigante. Siamo... Oh, le monete, guarda! 2-2-2-2. Che è successo? Perfetto. 2222. E l'esperienza invece ormai siamo scaditi di oltre 250 ormai. Eh sì.
Mi sento male. Mi sento fisicamente male. Prima o poi l'aggiusteremo. Ma sì, una parte molto chill, rilassante, a parte quella parte gigante un po' ansiogena. Ma insomma, grazie mille per aver guardato. Ci vediamo la prossima volta, quindi tra qualche giorno. Bye bye. Ciao bella gente!